stanche, ci fermiamo a dormire, seduti. Dove siamo? Credo vicino a un posto che si chiama Lille. Francia. Ancora la strada è lunga. Abbiamo camminato un pochino perché non ci sono molte aree di servizio. Ne abbiamo trovato una piccolina, ci siamo fermati, abbiamo posteggiato, adesso riposiamo un po' prima di continuare il viaggio. A dopo. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Ci siamo svegliati, ha preso un caffè per chi non ne prende e ci siamo messi in marcia per Genova. Dovremmo andare a prendere la nave, ma abbiamo un piccolo grande problema, cioè non sappiamo se riusciremo a prendere la nave in tempo, quindi vediamo. Che le ore di viaggio non sono a sufficienza, vedremo. Poi il periodo che è di Natale, i prezzi sono molto alti, più ci avviciniamo al giorno di Natale più i prezzi raddoppiano, quindi magari vedremo di farla tutta in auto. Dal Belgio è tutto. Una giornata intera è passata, siamo riusciti a fare solo 600 fermando a mangiare al McDonald's qua lungo l'autostrada e abbiamo deciso di ordinare in inglese per metterli alla prova. Vediamo che succede. Grazie. Allora ci dobbiamo ritornare parlando in italiano. Ho capito. Dai. Però ho fatto la posta perché lei mi ha detto Maio e io ho detto meglio. E vabbò. Ci siamo ordinati un menu. Quanto abbiamo speso? Crispy McBacon. 24 pound, 24 euro e 40 centesimi. Oh yeah. Io non ho detto con ghiaccio. Comunque. Me l'ha messa con ghiaccio. Buon appetito. This one is the burger. Buon appetito. Buon appetito. Carne. Red cheddar. Bacon e credo sottaceti. È la salsa quella che non so come si chiama, tu lo sai. Patatine, Coca-Cola. Avevo fame.
Ma non si fa, il McDonald's non si mangia. No, fa malissimo, ma noi non lo mangiamo da almeno 5 anni, quindi ogni tanto ci sta. Vabbè. Ci sentivamo stanchi e ci dovevamo riposare. La città dove che abbiamo scelto, Perugia. Vediamo chi conosce dove siamo. Allora, vi do un grande aiuto. Questa è via della Pergola 7. Tanta, io non ci credo. Questo. Questa è la casa di Lotto Primo Piano. Dove è stata uccisa la ragazza inglese. Ci abito. Probabilmente la stanza è questa. Probabilmente questa è la stanza. O al limite dall'altro lato, ma c'è il terrazzino, non mi pare. Vediamo cosa si vede da questo lato. Guarda che veduta che avevano ste ragazze che si affacciavano. Casa è molto bella. Chi l'ha comprata ha fatto un affare, perché essendo che c'era stato questo omicidio importante, la proprietaria non riusciva a venderlo, quindi hanno dovuto abbassare il prezzo sempre di più, del tipo da 1 milione di euro l'avranno venduta intorno ai 140-160, ma è enorme, sono un sacco di appartamenti giù, su. Vedi, c'è il terreno, quindi magari chi è stato sarà sceso da qua. Era sicuro che questa non è una strada, si passa solo con le macchine, diciamo che io non ci potrei stare qui, mi sento un po' in pericolo, quindi. Però nello stesso tempo io credo che da qui si passa inosservate qualsiasi cosa, dico, da quel lato non si può, da quel lato non si poteva scappare,
quindi l'omicida, chiunque esso sia stato, ognuno di noi si sarà fatto un'opinione. Sarà scappato o saltando da qua, molto basso, raggiungeva la strada, sarebbe passato inosservato, o salendo, continuando a salire, o verso la campagna. È scappato l'omicidio. Non ci sono alternative, perché da qui c'è lo strapiombo, dall'altro lato c'è la strada, quindi e poi da qui indisturbato sarà salito per il paese, sicuramente. Oh my God! Come si chiama, signore? Diteci il nome, così. Beatrice. Beatrice e Carla. Siamo a Portico di Caserta. Un bel posto. Abbiamo mangiato qua, buonissimo. La signora cucina veramente bene. Roba casareccia. Rosticceria, tutto fatto a mano, all'antica. Apriamo il dolcetto della signora. Cosa sono? Non lo so. Si è fatto con la farina, penso. Palline di farina. Ce n'è uno qua dentro, me lo mangio io. Vediamo. Assaggia. Cos'è? Vabbè, mi sa che tu hai mangiato un confetto. No, c'erano accanto proprio i confetti. Lo sai che non riesco a capirlo, sembra farina. Ma mi ricorda un nostro dolce pure siciliano, ma in questo momento non mi viene in mente. Assaggialo. Mi ricorda qualcosa di siciliano. Sì. Biscotti profumati all'anice. È vero. È lo stesso sapore anche dei biscotti San Martino. Sì. Solo che sono a... A nocciolini. Buoni. Non male. Hanno l'aroma dell'anice, sicuro c'è. C'è questa guarnizione di zuccherini colorati. C'è un confetto pure lì. Un ciompetto. Buono. No, io non provo il pettino. Buono. Facciamo adesso facciamo il break. Grazie alla signora. Grazie alla signora. Sempre dalla rosticceria Bread and Bakery assaggiamo quest'altro prodotto fatto con una pasta semplice di pane, tipo broscia, pasta brioche la chiamano, con dentro i friarelli. Friarelli, cioè
chiamati a Napoli. Sì, ma sono praticamente cime di roba, mi pare che le chiamano così, Puglia. Addirittura in Toscana le chiamano broccoli. Sì. Ma è una verdura che dà leggermente sull'amaro. Sì. Ma l'insieme è una cosa spettacolare. È buonissimo. Fra un po' traghetteremo per la Sicilia. Dopo un lunghissimo viaggio abbiamo attraversato 7 stati. Diciamo questi stati. Allora, vabbè, siamo partiti dall'Inghilterra. Abbiamo toccato per un pochino la Francia. Per forza. Subito dopo siamo andati per Belgio, Lussemburgo, Liechtenstein, Germania e poi infine Italia. Bel viaggio che è durato all'incirca 3 giorni, però ci siamo fermati a dormire di tanto in tanto. Bella esperienza, veramente. Ci vediamo sul traghetto. Questa è la fila per prendere il traghetto per la Sicilia. Parte già da Villa San Giovanni. Figuriamoci quello che ci sarà a corto. Il vigile che come un pazzo fa ginnastica col braccio. Che santia! E vabbè. Tutto bloccato. A Palermo. Abbiamo lasciato la macchina sulla nave. Stiamo traghettando per la Sicilia. Andando sul ponte passeggiata. In attesa dello sbarco, che avverrà su disposizioni del personale di bordo. We remind all passengers that ship is about to dock. You are kindly requested to reach your vehicle and wait for cruise instructions to disembark. Ma dove le sentite la nave sta affondando? Io ho detto sto affondando. Cretino. Di nuovo. Thank you.
MV.